Allora, Fioravante D'Amato, D'Amato. ospite graditissimo dell'Eco di Basilicata. Quest'estate l'Eco ha fatto un'iniziativa importante a Lauria e ti ha scelto, Fiore, come presidente di una giuria particolare, ma poi ne parliamo nel corso di questa intervista. Presentiamo Fioravante D'Amato a quei due o tre che non dovessero conoscerlo ancora. E allora il mio principio degli anni passati, noi abbiamo fatto un senatore Picardo di Lagonegro. I nostri paesi non l'ha più conosciuto, 20 anni di carriere, se ha sestimato il suo gran paese di Lagonegro, Ponte Miliardi, tutta l'agenda l'ha messo vaste ai lavori e via di seguito. Fiore, ti interrompo, allora poi parliamo anche della politica, noi facciamo un settore alla volta, parliamo di Fiore, quando è nato a Lauria, i primi anni, insomma ecco tutta questa parte qui e poi parliamo pure della politica perché sappiamo che ti interessa molto la politica, però parliamo di Fioravante in questo momento. Io sono nato a Sarconi. A Sarconi, sì. 1935. Benissimo. E veniva a fare le fiere, che io sono stato un commerciante di animali. Venivo da qua, conobba a mia moglie e ci abbiamo fatto fidanzare. E abbiamo realizzato il nostro matrimonio e abbiamo fatto un percorso di vita con mia moglie, 54 anni. Complimenti. E con 7 figlie maschie e una donna. Adesso tutti i figli miei stanno vastamente molto bene. 2 mi fanno gli imprese a Barbarina Lemoncello. C'ho un maresciallo nell'esercito a Caserta e c'ha 2 figli. Adesso io ho una figlia femmina che ho, sta all'Isola di Tortolo di Prai e adesso facciamo un sacerdote, fra un anno prendo la messa Fioravanto in Beri. Ah, benissimo. Eccomi. Che è un tuo nipote. È un mio nipote. Ah, che bello, complimenti. Fiore, ecco, sulla tua figlia Angela, ecco, tu una volta raccontasti un episodio alla televisione di Lauria, Teleoasi, che ricorderai quando c'era anche la buonanima di Don Gaetano Giordano. Don Gaetano con Michele, con Vincenzo Policastro e gli altri. Parliamo di quell'episodio di un fidanzato che era venuto a casa, vero? Sì, il fidanzato di mia figlia. Sì. E erano molto raccordi, molto bene, molto efficaci, si volevano bene. E allora una donna me l'ha sunvesticato, gli disse: guarda, dici, la moneta che io lo devo dare, non aveva casa, un patrimonio, come si ha uso di dare per esempio un benessere ai figli donne. Mia moglie con i suoi sacrifici gli fece un corredo a 30, l'ha fatto ripingere materasse di lana, cuscine di lana, bottiglia di lana della moglie di Pietro Ciciriette, gliel'ha fatto. L'ha costato di quei tempi 350.000 lire il primo letto di Alemonico per ripinterlo ricamato. Sulla serietà, Fiore, tu hai raccontato un episodio che questo fidanzato, tu dicesti guarda c'è solo una sorella donna. E allora venni la prima volta. Quando disse: guarda Michele, se hai venuto con i buoni dei,
io ho 7 figli maschi e io, se vai facendo l'arlecchino, t'appena che due anni dà, non muoce che pronto mangiamo come un crapo. Perfetto, quindi questo per dire la serietà, la diciamo. Della nostra serietà. Perfetto, continuiamo diciamo, con la parte diciamo, della persona, poi parliamo degli altri argomenti. Poi, quindi, vi siete trasferiti a Lauria, da Sarconi, ti sei sposato a Lauria. Sono 54 anni che io sono a Lauria. Oh, come ti sei trovato a Lauria? Io per Lauria è stato un orgoglio. È stata una felicità di crescere una famiglia molto leale, avasti, non gli ho fatto mancare niente. Dietro di me si hanno inserite molte persone di quel che sapevo fare io. Ho preso amici con i gran laureati e allora con la mia dignità, con la mia esperienza, che avevo amicizia vasta da per tutti, e allora mi ho fatto il senatore laureato. Poi aspetta. Poi parliamo di politica, rimaniamo nella seconda parte, parliamo di Fiore, insomma, ecco, come hai detto a Lauria ti sei trovato bene, hai molti amici, abbiamo ricordato per esempio Don Gaetano, ecco, sì. Che ricordo hai di questo sacerdote? Di questo mio gran sacerdote, Don Gaetano, era un uomo molto grande e eccezionale. Per la mia famiglia, che io amavo la Chiesa, io sono un gran cattolico, quando andavo a scuola andavamo alla dottrina e c'era una disciplina di educazione, c'era. E allora, quando io ho cresimati, due ragazzi miei, Rocco e Vincenzo, un maresciallo dell'esercito, me l'aveva in questo modo. Mi ha scritto una lettera Don Gaetano e me l'ha fatta leggere in chiesa perché ero un grand'uomo e mi hanno battuto tutte le mani in chiesa. Fiore, tu prima stavi molto in Piazza San Giacomo, eri il capo di ero Piazza, un capo di Piazza il sindaco è a tuttora. Però mo ti sei spostato in via Fontana. No, ma per poco tempo, per poco. Io l'estate sono in Piazza San Giacomo, adesso sto in via Fontana. Com'è cambiata Piazza San Giacomo? Come era prima, come adesso? No, io ci tengo Mario. Ci tengo alla pulizia, vado sempre a ribattere al comune e con Cuppisane io l'ho fatto dei bene quando fu letto. Poi parliamo di politica. Tu hai citato il comune, ricordiamo un episodio particolare quando caddero le pietre d'allarmo. Sì. Mi ricordo che insomma tu hai avuto pure qualche problema. No, non ho avuto niente problema. Forse qualche pietra cadde sulla macchina, no? Ricordo male, no? No. Solo paura, diciamo. Paura, in che senso? Che cadò un masso proprio sulla strada grande e si fermò vicino a una barriera che c'è a tuttora a Rautia. Ho capito. Un'ultima domanda sulla parte diciamo personale. Tu adesso quanti anni hai? Se vai per la settantina, no? Io ho 74 anni. Portati benissimo. Come stai vivendo questi anni? Da pensionato, ovviamente. Io ho lavorato, la verità, fino a 2-3 anni fa. Io lavoravo con gli imprese. Con le imprese sul lavoro mi trovavo i clienti, gli amici, per dargli gli animali, perché Lauria, ai tempi quando io ero qua, si costadava l'asino, la cavalla, insomma, per vivere le persone agricole, okay. Perché l'asino era un carello per una masseria, era una